Ebbene ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Siamo qui oggi da Alegau, sulla pagina del Mondo dei Nerd. In questo nuovo video siamo qui, come annunciato nella live di qualche giorno fa, mi sembra fosse lunedì o martedì della settimana scorsa. Anzi no, sì, penso di sì. Beh, in questo video vi spiegherò come giocare nei server moddati di GTA e in specifico come entrare nel server Italian Life 3.5, il server dove gioco io, dove porterò live a video. Quindi se volete giocare, potete giocare là. Allora, come prima cosa, bisogna scaricare 5M. Andiamo tutti di 5M. Inoltre, dovete avere GTA pagato, comprato. Potete avere la versione sia Rockstar sia quella di Steam. Comunque, in tutti e due i casi, dovete avere Steam installato sul PC. Perché poi quando andrete ad aprire 5M, che è un programma appunto dove si può entrare in questi server, si connetterà con l'account Steam, quindi dovete avere sempre Steam aperto. Allora, prima di tutto andiamo su 5M.net e scarichiamo il client. È davvero poco, andate qua su Sure I Agree e vi scarica il client. Adesso lo scarico, tanto non pesa niente. Dopodiché appunto io ed entrare su Social Club, non so adesso perché è aperta questa pagina. Ok, dovrei già stare dentro. No, forse era un'altra email. Adesso qua blocco un attimo, voi non vedrete un attimo niente, giusto per entrare. Ah, una cosa importante è quella che voi non dovete avere l'autorizzazione a due fattori sul Social Club, perché sennò non vi funzionerà. Non so perché non va effettivamente. Vabbè, comunque è uguale entrare o non entrare. Vediamo se c'è già. No, niente, vabbè, non fa niente. Comunque, scaricate FFM e poi installate Steam. Io Steam l'ho già installato. Comunque, basta andare su install e installa Steam Now. FFM vi faccio vedere che è un po' più complicato. Magari non può essere chiaro a tutti. Allora, Steam intanto penso la vedete tutti, perché comunque è soltanto su PC ragazzi, quindi sì, io se riuscissi a... Niente, non vuole essere trasportato, scusate un attimo, non capisco perché. Puoi andare al desktop, ti fa talmente schifo andare al desktop, sì, fa proprio schifo. Vabbè, basta fare così, guardate, guardate ragazzi, trucco magico, bellissimo, fatto. Allora, dopodiché creato una nuova cartella, potete chiamarla come vi pare. Scusate, cartella. Io chiamerò H, mettete 5M dentro, doppio clic e andate a fare il doppio clic qua su 5M. Io non lo farò perché l'ho già fatto. Si elimina, elimina. Ok, dopodiché avrete la cartella, in questo caso l'ho chiamata FM, questi tre file dentro. Vi scaricherà forse un giga e mezzo di file. Andate ad aprire 5M. Mi raccomando, aspetta una cosa che adesso io non ho fatto perché sono stupido. Dovete sempre avere Steam aperto. Vediamo così cosa sta registrando. Aggiungiamo su Steam, mi chiamo Calante, attimo basso destino. Quindi voi aprite Steam. Guardate quanti page ho, questi qua sono pochi, cioè ho un altro account. Guardate che devo chiudere 5M. Quindi voi prima aprite Steam, dopodiché aprite 5M, non potete aprirle in contemporanea, se no non vi funzionerà. Se no proprio 5M vi chiederà di aprire Steam. Intanto una cosa che vi consiglio sempre è chiudere 5M con Ctrl Shift Desk da gestione attività, perché praticamente se no non si chiude. Vedete, LogUtility stava già chiudendo perché comunque una volta aperto Steam potete fare un account, vabbè, loggare, penso che Steam lo conoscete tutti. Andate sulla cartella e fate 5M, non 5M single play, 5M basta. Qua dentro è una cartella con tutti i file di GTA, tutti i vari script che usano i vari server, poi c'è la cartella cache con appunto tutti i server. Tutto qua. Allora, adesso vi faccio bene vedere. Scusate il casino, stavo staccando una cosa dal microfono. Allora, rimetto per sicurezza. Vedete, qua vi apre la cosa di Steam, quindi Steam lo riconosce come gioco, quindi tutto perfetto. Adesso, ok, perfetto, poi vi apparirà così. Qua su Favorites non troverete niente. Scusate, né su History.
Allora, potete andare su server. Io dico per connettervi al server dove gioco io, per giocare con tutti noi. Questo qua è il server più vecchio d'Italia. E il server RP più vecchio d'Italia. Allora, mi spiego. Cos'è intanto un server RP? Il server RP è un server di GTA. Intanto questo qua, ragazzi, che la base è tirata Italia, ne piace Italia Life. In questo momento siamo 32 su 32. Siamo 32 i massimi giocatori. Se no, se avete problemi a connettervi, potete usare questo qua l'IP. Adesso sono 31, vabbè, dopo entriamo casomai. Comunque, stavo dicendo. Oh, tanto cos'è un server RP? Il server RP è un server roleplay, ovvero dove ci sono, sono tanti lavori, tanti personaggi. Ognuno serve un personaggio e deve fare il proprio lavoro. Magari se uno vuole essere medico, vuole essere poliziotto. Io, per esempio, sono il primario dell'ospedale. Questo qua è pure il loro Discord, vi metterò il link per unirvi qua in sotto in descrizione. Voi arrivate qua, dovrete fare il bot, vi dirà cosa dovete fare, andare in una stanza CM Infobot, fare il comando punto esclamativo regolamento, e poi dopo aver fatto punto esclamativo regolamento, devo andare, mi sembra, in richiesta permessi e fare punto esclamativo approva. Quindi, una volta fatto questo, dovete parlare in Discord. Ammetterete sempre, come vedete qua, che sono in primaria. Vedete qua, sono online. Qua tutti i giocatori online nel server. Vedete qua tutto quello offline. Guardate quanti giocatori ha. È, come ho già detto, il server più vecchio d'Italia. Adesso io provo ad entrare. Non so se, probabilmente laggerò. Il mio non è un PC da gaming. Infatti, magari devo abbassare. Devo ancora capire bene come registrare. Però vorrei portarvi una serie. Quindi niente, voi entrate, leggete il regolamento, leggete tutto, potete fare i vostri lavori, potete fare il camionista, magari poste italiane, non so adesso perché qua non va. Comunque, ci sono tutte le macchine personalizzate ed è tutto a tema Italia, in che senso? Nel senso che l'ambulanza italiana, la polizia italiana, skin italiane, regolamento italiano, quindi tutte, come potete vedere qua, mi faccio vedere, c'è il codice penale. Vedete il codice penale, non so ragazzi, non so perché mi lagga il PC. Codice penale, se carica tutto il codice penale italiano, questo è il codice penale italiano, tutti gli articoli sono gli articoli veri col codice penale vero. Ora non so chi è che mi scrive, io provo ad entrare, soltanto ragazzi io ho qualche problema, adesso vi farò pure vedere se succede, se succederà pure a voi come risolverlo. Ovvero che mentre mi connette in un server da solo, con una sessione da solo, e il server ti clicca per solo session. L'errore è che su YouTube non è spiegato come risolverlo. Però so che, cioè non è che è frequente, però può capitare ad alcuni di voi. Intanto arrivano messaggi qua, vabbè. E se capita vi posso spiegare come non farlo capitare, appunto. Comunque appena entrate nel server vi scaricherà i contenuti. Adesso in realtà lui sta vedendo se lo scaricate tutti. Sono 247 script che pesano meno di un mega per uno, cioè adesso si sta controllando, ma davvero ragazzi, vedete, 5 minuti a scaricare tutto e non pesa niente. In realtà come peso sulla scheda video, sulla RAM, il processore è come GTA identico, forse è pure fatto meglio, cioè pesa pure di meno perché comunque sono script che alleggeriscono il gioco. Infatti, aspettate ragazzi che per sicurezza io tolgo la canzone, non vorrei il copyright. E niente, adesso qua carica tutto, vedete Italian Life, e vediamo se riesco ad entrare, se ce la faccio, perché se no io mo vi spiego pure come si risolve questo errore che potrebbe arrivare pure a voi. Allora, comunque ragazzi, appunto mettete like, commentate, penso che sia inutile dirvi di seguirci sulla pagina Instagram, visto che tutti gli iscritti di questo canale stanno pure là, però tutte le vostre amici e niente. Vi ricordo che è solamente la versione di GTA su PC è comprata, quindi non è stato a dire però io voglio giocarci, versione craccata, come faccio? Ragazzi non si può fare. Mi spiace, però potete comprarla, costa, fate su Stuff Gaming, magari costa molto di meno. Allora, comunque sì, sono Ale Gaulo, ci ho detto, questo è il primo video penso che faccio tutto canale. Perché prima non ci ho mai pensato di fare video, più che altro non sapevo che video fare, adesso che ho trovato questa occasione. Vabbè, comunque adesso ragazzi, vedo se riesco ad entrare, che io ho un attimo da fare. Vediamo.
Siamo di 100%, qua ci mette sempre un po' a caricare. È normale, ragazzi, che magari dite che vi si blocca, non vi preoccupate. Niente, ragazzi, non vuole proprio caricarsi. È timido, diciamo. Allora, comunque vi porterò pure altre live e chiedetemi appunto, scrivete nei commenti se volete proprio una vera e propria serie, magari vita da primario, non lo so. O delle live, potrebbero portare delle live, tanto la connessione mia dovrebbe farcela. Questo niente, vabbè ragazzi, ho deciso di non entrare comunque. Beh, il video era questo, il video era spiegarvi come entrare nel server, come caricare PVM e come poi entrare. Ed era questo, sì. Quindi, spero ci sia un prossimo video, spero che vorrete una serie, fatemelo sapere. Ciao ragazzi.